Cioè, avete presente quella sensazione quando state in giro per Milano, in centro, oppure se venite a Roma, anche se andate a Firenze, quella sensazione di stare in giro con i vostri amici e pensate, è molto bella questa passeggiata che ci stiamo facendo. Se solo adesso avessi un oggetto che, se scagliato in aria, poi planasse, tipo ballerina volante, proiettando delle luci, così che io possa provare a prenderlo al volo. Quanto staremmo meglio? C'è presente quella sensazione? Avrete senz'altro presente la sensazione quando state in giro e pensate, beh, molto buono questo aperitivo che stiamo facendo. Se solo adesso avessi qui un ragnetto metallico che, se messo sopra il cranio, mi facesse un effetto tipo solletichino, quanto sarebbe più buono questo aperitivo? Avete presente quella sensazione? Io no. Che è il motivo per cui ho un rispetto infinito per i venditori ambulanti di questo paese. Perché loro ti devono vendere degli oggetti che, se tu non li vedi, non sai che esistono. Che non so se avete studiato economia, ma sono gli oggetti più difficili da vendere. Più difficili da vendere. E mi chiedo sempre, come finisci a vendere quelli? Come finisci a vendere quello che spari in aria e proietta le luci? Che ti dice, guarda, questo costa 15 euro, e tu dici, no, certo, capisco, questo è un bellissimo oggetto. È un bellissimo oggetto se io fossi un gatto, però sono un essere umano e non so cosa farmene di questo. Come finisce a essere quello che vende la rana che fa crac crac crac, toc toc? Com'è possibile? Secondo me l'unica spiegazione è che hai perso a carta forbici sasso quando sei arrivato in Italia con quelli che vendono cartine, filtri e accendini. Unica spiegazione possibile. Perché quelli che vendono cartine, filtri e accendini, loro sono proprio la nobiltà dei venditori ambulanti, perché loro ti vendono delle cose che ti servono per assumere sostanze da cui sei dipendente. Quindi loro sono quelli che vengono inseguiti. Oh, ce l'ha le cartine? No, io ho la torcia che cambia colore. Com'è possibile? Ho perso carta forbici sasso. È l'unica spiegazione. Hai perso a carta forbici sasso. Sicuramente è quello. Sicuramente non è coinvolta la criminalità organizzata. Questo mi sento di giurare che non ci saranno criminali dietro questa cosa. Però, capito, perché c'è una sorta di gerarchia, di piramide alimentare dei venditori ambulanti. In cima ci stanno quelli di cartine, filtri e accendini. Stanno in cima. Al secondo posto, secondo me, c'è un fenomeno molto interessante, tipo Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Perché col sole, Dottor Jekyll ti vende le rose col sorriso, con ottimismo. Viene e ti fa, la vuoi una rosa a 2 euro? Tu dici no, grazie. Lui ti dice tutto il mazzo 1,50. Tu dici, dove hai studiato economia? Non credo che così riesci a sostenere i costi. Però, capito, sono pieni di ottimismo, che provano a vendere le rose pure a un gruppo di uomini. Ragazzi, volete una rosa? E tu dici, cosa pensi? Cioè, chi la regala a chi? L'unico modo per cui posso dare una rosa a un altro uomo è se prima lo uccido e poi gli tiro la rosa, tipo la mia firma. La rosa roja, cioè, non, se no non succederà mai, mai. Però, capito, ci provano sempre. E, però, appena poi all'orizzonte arrivano delle nuvole, cambiano voce, devo andare. E poi Mr. Hyde ti vende l'ombrello con la pioggia. E quelli che vendono gli ombrelli hanno l'arroganza di chi ha ragione. Perché ti vendono un oggetto di cui tu hai un disperato bisogno, gli oggetti più facili da vendere. E di solito a me succede così, che io tipo esco di casa senza ombrello, tornando a casa, prima di prendere la metro, vedo le nuvole nere e dico dai, sicuramente ce la faccio. Entro nella metro, arrivo alla stazione dove devo arrivare, prima di uscire vedo sulle scale per uscire una cascata già, un torrente d'acqua. A Roma se piove 10 minuti è già l'apocalisse, vedi le vecchie trascinate, quei cani affogati, aiuto! Tutto che alberi portati via, già le strade chiuse, 1.000 incidenti, sparatorie. A Roma basta che un acquazzone, bomba d'acqua, allerta meteo. È così, non sto prendendo in giro la mia città, la sto descrivendo. E quindi te fai, porca miseria, arrivi su queste scale con questo torrente d'acqua e in cima con tutti i lampi dietro ti aspetta lui tipo Cristo Redentore al Rio, con gli ombrelli appesi qua, che ti guarda e fa, dove cazzo vai? Dove cazzo vai? Sei pure pelato, dove cazzo vai? E tu pensi, no, è vero che sono pelato. E dici, senti, a quanto me lo fai un ombrello? E lui fa, 20 euro. No! E inizia la trattativa che facciamo tutti quanti, gli dici, senti, io ho solo 3 euro. 10 euro? No, non hai capito, io
Ho solo 3 euro, ti prego, mi serve questo ombrello, mi serve tantissimo, non mi far fracicare. 5 euro, no, non hai capito, io ho 3 euro a mio nome, ho solo 3 euro e dei documenti importantissimi cartacei qua, se si bagnano sono finito, ti prego fammi 3 euro, fa, vabbè dai, dammi 3 euro, tu devi fare una banconota da 20 euro, dice ecco qua, 17 euro di resto, cortesemente, mi servono per comprare il Kinder cioccolato, grazie, molto importante. Poi l'ombrello comunque si rompe, due zampette nel tragitto fino a casa e tu dici, ecco, maledetto Bangladesh. Non dici maledetto Bangladesh, questa la tagliamo. La tagliamo. No, lo pensi, è il razzismo di prima di cui parlavamo. Siamo tutti colpevoli, io più di tutti a quanto pare. No, e poi al terzo posto di questa piramide alimentare ci stanno quelli che vendono i braccialetti, che in Italia, non so perché, sono solo gli africani. Dell'Africa subsahariana, i braccialetti li vendono loro. Non so perché, l'unica spiegazione è che siano scarsissimi a carta forbici sasso. E quando arrivano perdono contro i fortissimi bengalesi, capito? Perché se vieni dall'Africa subsahariana sei tipo Bart Simpson, butti solo caro vecchio sasso, bam, bam, e perdi contro l'antica accademia bengalese, pa, non lo so, immagino ci siano delle scuole che ti permettono. Sicuramente però non ha a che fare con la mafia, questo mi sento di giurarci. Mi sento, metto la mano sul fuoco. E quelli che vendono i braccialetti sono sempre africani e fanno tutti quanti lo stesso pitch di vendita. Non so perché, ma a Roma tutti quanti rifanno lo stesso discorso per vendertelo. Si vede che hanno fatto lo stesso master in marketing, però fanno tutti quanti lo stesso pitch. Ti vendono due tipi di braccialetti. O sono quelli solo a filo, a spago colorato, che ti dicono guarda questo è verde, porta i soldi. E tu dici guarda io da quando sono nato di quelli ce ne ho avuti 5.000 ed eccomi qua. Quindi non posso credere che quello porta i soldi, se no sarei Jeff Bezos. No, io parlo dei braccialetti quelli con le perline colorate. Ce li presenti che hanno i colori della maggior parte delle bandiere africane, sono giallo, rosso, verde e nero. E a Roma veramente fanno tutti quanti questo pitch. Te lo mettono al polso e dice guarda lo vuoi comprare questo? Questo è giallo, come l'oro, che l'uomo bianco ha rubato dall'Africa. È rosso, come il sangue, che l'uomo bianco ha versato in Africa. E è verde, come il bosco, che l'uomo bianco ha disboscato in Africa. E è nero, come la mia pelle, che è diversa dalla tua. Lo vuoi comprare? Tu. No. Cosa credi di fare? Di giocare sul mio senso di colpa storico? Questo non è la Germania. Sei nel paese sbagliato. A noi quello che abbiamo fatto in Africa neanche ce lo insegnano a scuola. La maestra fa, poi dal 40 arrivano i partigiani. È sicura? E prima no, il fascismo, e poi no, perché leggevo di crimini di guerra. No, crimini di guerra, mamma mia! Crimini di guerra, no! Arrivano i partigiani, quindi no senso di colpa, ma quale senso di colpa? Viva l'Italia, un paese straordinario! Non ce lo insegnano. Quindi quello che il pitch dovrebbe essere diverso. Dovrebbe essere, guarda, lo vuoi comprare questo, vedi? È giallo come il sole. È rosso come Ercore, è verde come Luigi di Super Mario e è nero come il Duce. Tu sei il Duce, grande, perché non me l'aspettavo, perché tu sei nero. 10 euro subito, perché senso di colpa storico mai avuto, ma senso dell'umorismo sul fascismo quanto ve ne pare. Grazie.